Cari amici di Total Photoshop, ma soprattutto care amiche di Total Photoshop, bentornati al nuovo appuntamento settimanale con il nostro programma di fotoritocco e di grafica preferito. L'immagine che avete davanti non è a caso, anche se c'è il cappello di Babbo Natale, più o meno questo è il mio umore. Sì, perché sabato io prendo, parto e me ne vado per una settimana al mare, tornerò tutto bello abbronzato. Diciamo che il clima natalizio che vi presento non c'entra assolutamente niente, ma sapete anche che io sono abbastanza scombinato per fare questi collegamenti assolutamente assurdi. Un tutorial questa settimana che non è tanto una tecnica di fotoritocco, ma è più un tutorial dedicato al risparmio di spazio sul disco. Un paio di premesse prima di iniziare. Analizziamo innanzitutto l'immagine, clicchiamo sul nostro file e vediamo che siamo innanzitutto in presenza di un'immagine a 712 pixel per 648, ovviamente molto piccola, 6 cm per 5, va bene alla risoluzione di 300 dpi. Perché vi dico questo? Clicchiamo ok intanto e facciamo sparire la finestrella. Vi dico questo perché adesso vi farò vedere delle differenze tra il salvare un PSD con una maschera e salvare un PSD con un tracciato sempre della stessa forma della maschera. In ogni caso la differenza che vedremo sarà minima, ma proprio per il fatto che siamo anche in presenza di un'immagine ridotta, molto piccola in dimensioni. Allora, vediamo cosa succede quando noi facciamo uno scontorno. In questo caso è molto semplice, per cui prendiamo la nostra bacchetta magica, clicchiamo sul bianco e vedete che si crea questa selezione. Invertiamola perché vogliamo che l'area selezionata sia quella dello smile con il cappellino di Babbo Natale. E adesso andiamo a salvare la selezione come maschera e quindi clicchiamo nel pannello dei canali il tastino dedicato alle maschere. In alternativa, buttiamo via il livello, sapete che si può fare selezione, salva selezione, dargli un nome tipo smile. Fatto questo, diamo l'ok e si aggiunge nella stessa identica maniera il livello maschera, che ve lo assicuro è completamente identico al livello precedente, quello che abbiamo creato cliccando sul tastino apposito. Ctrl D e deselezioniamo e adesso lasciamoci un attimo in sospeso. Duplichiamo il documento, quindi Smile Xmas copia, buttiamo via da questo documento duplicato lo smile, Ctrl 0 così ingrandiamo il documento il più possibile. E facciamo la stessa cosa, ovvero W e prendiamo la bacchetta magica, clicchiamo ancora sul bianco, ancora Ctrl Shift I, oppure se preferite selezione inversa per rendere attiva la selezione interna e quindi il cappellino appoggiato sopra il faccino dello smile. E questa volta però, sempre con lo strumento di selezione selezionato, tasto destro all'interno del documento e andiamo a dirgli di creare un tracciato di lavoro. Vi si apre questa finestrella con la tolleranza, normalmente di default è settata a 0,5. Diamo l'ok e vediamo cosa succede se la lasciamo a 0,5. Intanto salviamo il tracciato di lavoro e con lo strumento di selezione del tracciato andiamo a cliccare proprio sul tracciato, non fuori perché altrimenti deselezioniamo, quindi dobbiamo proprio metterci sul bordo del tracciato in qualunque punto e clicchiamo il tracciato. Vedete che il tracciato è composto da una infinità di puntini che sarebbero impossibili da gestire, di contro è anche molto molto preciso, però possiamo lavorare anche in un'altra maniera, quindi buttiamo via il livello del tracciato, andiamo ancora a fare la nostra operazione di selezione, quindi clic sul bianco con la bacchetta magica, invertiamo la selezione e adesso ancora tasto destro all'interno dell'area di lavoro e crea tracciato di lavoro. Anziché tolleranza 0,5 proviamo a mettere 1,
diamo l'ok, andiamo a vedere cosa succede nei tracciati e vediamo che sempre con lo strumento di selezione tracciato, quindi la freccina bianca, quella sotto la T, clicchiamo sul tracciato e vedete che ora i punti sono molto minori, ma purtroppo abbiamo anche un piccolo difetto che è quello della non assoluta precisione del tracciato. Vedete che in questo caso il tracciato non tiene tutta la con precisione tutto il bordo dello smile, però è un problema facilmente risolvibile. Andiamo a prendere lo strumento penna, con CTRL premuto andiamo a selezionare il punto su cui vogliamo lavorare e ancora tenendo CTRL premuto possiamo spostare il punto e, volendo, lasciando il CTRL, vedete che torna lo strumento penna. Se ci posizioniamo sul tracciato possiamo aggiungere un punto dove non è la linea non è ben adesa allo smile e andiamo a spostarlo con il tastierino. Quindi questa operazione possiamo ripeterla tutte le volte che è necessario per aggiungere e modificare il tracciato, ma questo va bene, è un tipo di lavorazione abbastanza complessa per i più, per cui possiamo anche evitarla per il momento, però ci torneremo sicuramente sopra. Ora dobbiamo vedere la differenza di cui vi parlavo all'inizio. Andiamo a salvare lo smile Xmas PSD. File, salva con nome. Ho la finestra enorme, ma poco importa, adesso la rimpiccioliamo e andiamo a sostituire questo file Xmas Mask, cioè quello con la maschera all'interno dei canali, e diciamogli salva sostituendo il file. Ora andiamo a salvare il file Xmas copia. File, salva con nome, file Xmas tracks, dove tracks è inteso come tracciato. Gli dico salva anche questa volta ed ora, andando sul file, scegliendo apri, facendo bene attenzione che la disposizione delle icone sia con i dettagli, andiamo a vedere il peso dei file. Il file Xmas, quello senza nessun suffisso ulteriore, pesa 909 kilobyte ed è quello senza maschere e senza tracciati. Il file Xmas Tracks pesa 911 kilobyte, solo 2 kilobyte in più del file senza maschere e senza tracciati. Il file Xmas Mask pesa 926 kilobyte. Questo significa che una maschera all'interno di un documento pesa di più che non il tracciato, per cui nel momento in cui andiamo a salvare i nostri file, se possibile è meglio archiviarli anziché con le maschere, con i tracciati, in modo da risparmiare diverso spazio su disco. Ora vi ripeto, siamo in presenza di una foto che pesa poche centinaia di kilobyte, nemmeno un mega, ma se lavoriamo con immagini da 25 milioni di pixel a 300 dpi con dimensioni di 30 cm per 20, per dire, è solo un esempio, pensate a quante maschere si possono fare durante una lavorazione, pensate a quanto spazio si può risparmiare se anziché utilizzare le maschere archiviamo i nostri file salvandole con i tracciati. Bene cari amici, anche per questa settimana è tutto. Il sole spero che mi aspetti in quel di Minorca e che il tempo sia migliorato, perché le scorse settimane non davano buone previsioni. In ogni caso io vi lascio, ci sentiamo tra un paio di settimane e come al solito pensieri positivi.